Buonasera a tutti amici del canale. Allora, mi capita spesso di leggere dei commenti: contadino, ciao, a quando una video collezione? E allora ho pensato subito a tanto c'è ben poco da farvi vedere, perché per un motivo molto semplice, perché un video fatto bene lo potrò fare soltanto dopo Natale, perché dobbiamo fare dei lavori in casa, dobbiamo cambiare i pavimenti e quindi la stanza dove io avevo tutte le vetrine allestite ho sgomberato tutto, perché tanto sta roba andrà tutta tolta e quindi non posso mettere niente, quindi ho tutto nelle scatole, tutto in cantina, tranne queste poche cose qui. Quindi intanto vi posso far vedere questi, e qui abbiamo gli Alien con un intruso che è l'acquario in modalità luna, qui abbiamo i Predator con un altro intruso che è il Gun Buster in doppia esposizione, che tra l'altro qui non c'entra nemmeno, quindi quella lo devo appoggiare lì. Sono qui provvisoriamente perché anche tutti questi qui andranno tutti in scatola. E abbiamo qui la saga Getter Emperor in doppia esposizione con lo Shin Getter della Aoshima. Qui abbiamo un'altra saga Getter, tutti i pezzi della Aoshima, Getter Black, 1 Black, Getter 2... Lì dietro ci sono i tre Getter in stile, dovrebbe essere la Sentinel questa qua, in stile dinosauro. Abbiamo questo Dragon Infinitism che ho fatto io con verniciatura candy. Qui abbiamo il Getter 1 della storica scena in cui si strappa il Musashi, il cuore, e poi dopo esplode tutto. Qui abbiamo un altro Shin Getter con le ali diverse, un po' di Getter GX06, GX06 Metallic, che non mette a fuoco, comunque c'è, il trittico GX18, 19 e 20, il Getter D2 con le astronavine del trittico, un po' di macchinette, e poi qui si riparte con un altro Getter, Getter Arc. E sono finiti per il momento i Getter. Qua abbiamo dei fumetti di Kenny il guerriero con questi due giganti d'acciaio, Giant Robo e il gigante di ferro della Disney o della Pixar, non mi ricordo. Altri pezzi comunque di classe, il CMS, vabbè, avete capito. Lì giù c'è il Boss Spalder, e qui ci abbiamo nella edizione vecchia e nella edizione più moderna i Tetsujin. Qui ci abbiamo un enorme, quindi vedete, è tutto messo alla cazzo di cane, perché questione di spazio ho buttato tutto qui, quello che era libero. Ci abbiamo questo Warbotron, e lo so, me le metto fuori. Mia moglie si lamenta che le scarpe da lavoro puzzano, e certo puzzano, portate tutto il giorno. Me le metto fuori, mettele fuori, mettele fuori. E ci abbiamo GX88 e altri giganti qui messi male, perché non sapevo dove metterli, perché ripeto, qui in realtà ci devo mettere il Getter della Trizero, quello gigante. Qui ci andranno dei pezzi grossi, uno alla volta, non tutti ammucchiati così. Però l'ho dovuto smucchiare da là, non sapevo dove metterli. Qui abbiamo un po' di Gaugaiger, ma anche il Gaufiger, perché non c'è qui. E qui abbiamo la sacra famiglia del Godmars in doppia esposizione con il... Oddio, oggi sono rimbambito, non mi ricordo i nomi. Sempre in doppia esposizione, altro GX. Abbiamo un po' di bei pezzi Sentinel in queste vetrine che devo lucidare, ma tanto ripeto, è tutta fatica sprecata, perché anche tutta sta roba va tolta. Transformers e Gravion mischiati, perché comunque ripeto, non è questo il loro posto. CCS Shin Getter lì dietro, i due pezzi splendidi Mazinga 1901. Qui abbiamo un po' di Gurren Lagann della CCS, di Lazengan della CCS insieme al suo nemico, e qui abbiamo anche questo capolavoro della Max Factory, qualche Iron Man
tra cui la splendida armatura Hulkbuster e Mazinga CCS con il Goldrake dell'Alphamax. E smontato abbiamo anche questo Dancuga della Trizero. Hayabusa lì. Poi qua abbiamo qualche altro impiccio. Oh, qui questi qua sono pieni 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 di robot. Ce ne sono tipo almeno una trentina ogni scatola. E non sapete quante ce n'ho di scatole così, perché ho dovuto smantellare tutto. Qui abbiamo la saga Goldrake con il GX04 e il Dynamic Classic. E basta, è finito tutto quello che ci ho esposto, perché qui c'erano tutte le vetrine fino al soffitto che sono tutte andate. Là sopra ci sono delle cose da esporre ancora nella scatola. E quindi il vero video collezione sarà dopo Natale, perché ho 8 armadi pieni di scatole, 8 armadi in cantina pieni di scatole, quindi a voglia mettere roba tra Transformers e Ciocoli. Un saluto!